Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce e Mamma che trucco. Oggi video prodotti terminati del mese di gennaio. Per la serie mi sono organizzata, andiamo veloce che sono davvero tantissimi se la cosa vi può interessare ho indosso la maglia dell'idol pagata 4,99 euro che vi ho fatto vedere nella spesa Lidl del giovedì quindi il video che ho caricato forse prima di questo non so se nel frattempo ne caricherò un altro perché ho dei video già pronti però per chiarezza preferisco registrare questo video dei prodotti terminati di gennaio, non so più parlare, terminati di gennaio il 30 gennaio perché da domani inizieranno quelli di febbraio, quindi io mi metto in sicurezza, diciamo così, e inoltre sulle labbra ho questo rossetto di Chanel, sempre regalo di Zia Rorro, che saluto, Rouge Allure Velvet 43, la favorite. Non so sinceramente se si trova ancora. Ma siccome ho fatto un trucco veloce da casa perché oggi non intendo uscire domenica, e anzi, sto cucinando i carciofi per l'esattezza, eh, ho detto va bene, faccio un trucco veloce, poi magari do un po' di colore di più alle labbra andiamo veloce. Allora, Acti Mask, questa è la Super Fruit, Hydrogel Ice, antifatica, defaticante, arancia e mango, antietà. Allora, praticamente erano queste mascherine così, fatte proprio a mascherina, non erano a peccia. Allora, ragazze, queste mascherine sono abbastanza intuitive, nel senso che bisogna saperle usare, le Active Mask, perché aderiscono perfettamente agli occhi, quindi per tutte quelle che fanno, tra virgolette, mestieri come me quando hanno sulle maschere. È comodissima, io la metto, mi dimentico di averla, a un certo punto lei proprio si secca e se ne cade da sola. Ma eh, dopo tanto tempo, cioè a me mi dura un pochettino più di 20 minuti anche mezz'oretta cioè, però dovete far, far, farle fare il suo corso e aspettare se ve la tirate vi tira tanto la pelle quindi va saputa utilizzare io questa l'ho presa all'idol l'ho pagata a meno di 2 euro e vi assicuro ottima io mi ci trovo bene idrata la zona, lifta mi piace, mi piace, mi piace. Al momento lo sapete, sto in stop acquisti, ma eh, non appena la ritroverò e potrò acquistarla, ne farò grande scorta. Personalmente, io la ricomprerò, quindi ve la consiglio. cioè per la serie, vi consiglio. Quando un prodotto non vi consiglio, un prodotto quando non mi è piaciuto, io ho intenzione di ricomprarlo. Quindi vi dico: buono, buono, buono. Mi sono attrezzata. Eh? Mi sono messa tutto sullo sgabellino, <ride> la busta dei terminati. Ah, sto, sto giro. Eh, mi sono organizzata. Allora, colgate questo qui della questo dentifricio della Colgate, questo era quello lì preso al Lido del coricini. Mi sono organizzata perfettamente perché adesso io questo lo utilizzo solo io perché mio marito dice che è una scemenza, poi però quando si scoccia di aprire il suo dentifricio lo utilizza anche lui. È questo gel con questi cuoricini in sospensione che non danno nessun fastidio, arrivato in bocca vanno a rottura, dà una sensazione di fresco. Mio marito è, è a Z in gel e usa solo quello da anni, a me mi andava di cambiare. Per quanto a me piace cambiare, a lui piace non cambiare, quindi su queste cose non ci troviamo, per cui io utilizzo questo e lui utilizza la Z. Eh, mi piace tanto, ah, mi sono, ripeto, mi sono organizzata benissimo perché al momento è l'ultimo in uso, però questo per San Valentino, quindi mo a febbraio, dovrebbe essere riproposta alla Lidl, quindi come lo troverò ne farò scorta. Costa un pochettino tanto perché è venduto nel pack da due, e costa sui 4 euro e qualcosa, quasi 5 euro. però, sinceramente, a me piace. È fresco, è carino da vedere, è simpatico, mi mette allegria per cambiare tra i tanti. Io non amo le paste in bocca, mi piace e ve lo consiglio. Quindi, adesso che l'ido lo rimetterà, questo lo posso acquistare. Fa parte dell'igiene, quindi ne farò scorta. Poi, finiti i classici. Pad della, della sien, questi maxi in cotone erano 70, io li utilizzo come se non ci fosse un domani, lo sapete, il primo step della detersione lo faccio con l'acqua micellare con l'oro, il tonico lo metto con l'oro perché, anche se ho i tonici a spruzzo, io quelli li utilizzo più come essence per me il tonico sul dischetto è devozione, non posso farne a meno. Ok, avvicino un po' la busta perché se no mi allontano troppo. Ennesima saponetta Sien, Sien al miele, voi lo sapete. Le mie preferite sono questa della Sien al miele, che nel pack da 2 costa meno di 1 euro sugli 80 centesimi, e poi quella dell'ISOFORM. Io le alterno e le utilizzo per pulire i pennelli. Alexa, stop timer, chiedo scusa, avevo messo il timer per controllare i carciofi. <ride> Quindi dopo, dopo stopperò un attimo. E ritornerò quindi uh, um, per la serie domeniche casalinghe mi vogliate passare la cosa quindi buona 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 io la ricompro sempre uh, quando la trovo la compro sempre queste spugnette questa ormai è arrivata alla fine a mio figlio piacciono tanto adesso ne, uso un, ne ha in uso una celeste e le gliele compro costano un euro e qualcosa e a lui piace una coccola poi questa era un'acqua micellare sempre di una edizione limitata buona eh, non è la prima volta che la ricompro e ogni volta che la trovo ne compro due o tre da tenere in scorta io le alterno anche se è un prodotto mi piace voi lo sapete io le alterno una buona profumazione fresca che sa di pulito buona 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 questa era la linea in particolare della in questa qua Hydro Expert con l'acido ialuronico insomma buona ve la consiglio io la riprenderò trovandola finito mio figlio il dentifricio degli Avengers 75 ml questo è della Firefly mi sembra di averlo preso anche questo lì il pochi euro lui ha dei gusti particolari sui dentifrici schifa quelli a gusto fragola quindi devono essere fruttati e quindi anche lì vado alla ricerca dei fruttati finito Questo shampoo senza lacrime della Chicco 0 mesi sono 200 ml. Io rido perché mio figlio ha 6 anni. dice questa è scema che gli compra ancora gli shampoo della Chicco? Non glielo compro. Questo era forse il penultimo, ne ancora un altro dei, dei prodotti che mi hanno regalato quando mio figlio è nato, cioè questo prodotto aveva sei anni, io lo tenevo chiuso in tonzo nella sua scatola, non si era rovinato, niente la solita profumazione di buono, di pulito, di, di neonato della chicco perché effettivamente quando lui è nato io ho avuto in regalo soltanto prodotti corpo e per quanto io lo lavassi non ne uso tanto, voglio dire, sui bambini non va utilizzato tanto sapone questo in particolare era specifico per lo shampoo, per cui ne mettevo un ciccinino ogni volta che lo lavavo, non volevo esagerare per rovinargli il pH e quindi ne <ride> ho ancora un altro in scorta e poi dopo finalmente potrò comprare uno shampoo a mio figlio. Sono sei anni che non vedo l'ora di comprare prodotti per mio figlio, ho iniziato a comprare da, da quest'anno qualche bagno schiuma perché finalmente mi sono finiti, però gli shampoo ancora no. Finito il mio ennesimo sapone mani, ne ho ancora in scorta, è il mio preferito di sempre, lo sapete, quando costa quasi 2 euro, ma quando lo trovo in offerta a 99 centesimi ne compro tipo una decina. E sto parlando del sapone mani con antibatterico, spuma di champagne. Che è un sapone mani 100% italiano contiene l'antibatterico rigenerante, idratante. Mi piace la profumazione, mi piace tutto, sono 250 ml. A volte lo alterno anche con i saponi del ma vi ho spiegato che a me a volte seccano. Quindi non posso mh, utilizzare sempre quelli lì. Devo alternare al momento. Ho trovato una buona offerta su questi a 99 centesimi. Quindi ripeto: ne avrò presi una decina e ancora li ho da smaltire. Poi terminati questi dischetti della Balea: erano dei puzz struccanti per gli occhi. Io ringrazio ancora Marianna che me li ha mandati. Ve li mostro, però devo essere sincera: li ho terminati. ma... Non mi sono trovata bene il tessuto è estremamente rigido e mi dava un pochettino fastidio sull'occhio, me li ha sensibilizzati un pochettino. Erano non so quanti pad, perché non sta scritto, 50-50 no, pad. Ma li ho trovati un pochettino grezzi quindi, non mi hanno dato fastidi particolari, non mi hanno appannato gli occhi, non mi hanno, però ripeto, erano un po' duri e li facevo fatica a struccare l'occhio con questi. Comunque li ho terminati, Dice di ah, dischetti struccanti per gli occhi con acqua micellare per make-up waterproof non mi è piaciuto più di tanto devo essere sincera non ve li consiglio io non ho problemi non posso riacquistarli però personalmente non li consiglio finito questo boccettone ragazzi questi bagnoschiuma non finiscono mai sono infiniti ma mi durava da mesi nella doccia io poi lo alternavo con altri perché dopo un po' mi veniva noia questo bagnoschiuma della SBC Lemon Mirth Um, batte Shower Cream allora era questa crema che voi vedete biancastra, profumazione gradevolissima, delicatissima. Ve lo consiglio, ne. sono 500 ml. Personalmente io non lo comprerei. Questo me l'aveva regalato Zia Rorro. Che saluto come sempre e ringrazio, ma personalmente non lo comprerei perché. Qua il discorso si fa complicato, seguite il ragionamento. Allora, a prescindere dal fatto che costano tanto, che comunque sono vincolati, perché se non li trovate su Amazon, mandate ma sul sito QVC, li dovete comprare in kitta. Cioè, io lo ricomprerei soltanto qualora trovassi il kit che, dei prodotti che piace a me, perché non tutti i prodotti della SBC mi sono piaciuti, ho avuto l'opportunità grazie a mia zero di provarne diversi e non tutti sono adatti a me. In più questo bagno schiuma dura tantissimo, quindi se siete come me che vi piace cambiare, profumazione, consistenza. Um, questo vi viene proprio a noia, in più c'è anche un ulteriore fattore rispetto agli altri bagnoschiuma schiuma: è sì, più idratante. Ma comunque, stiamo parlando di un prodotto a risciacquo che viene sui 30 euro nei kit. Bisogna un po' calcolare se il gioco ne vale la candela. Ovviamente, se voi avete particolari difetti, particolari intolleranze, particolari. Uh, anche sulle tenis o sulle profumazioni particolari problematiche, questi sono ottimi idratanti, eh, non fanno schiuma, ne basta poco, l'inci non è verde assolutamente, ve lo metto qui, non so se riuscirete a fare un fermo immagine, però eh, hanno una marcia in più rispetto agli altri bagno schiuma, però costano anche tanto in più, quindi... Acquistandoli su SBC e su QVC voi avete anche l'opportunità, se non vi trovate, se non vi piacciono, di rimandarli indietro. Quindi questo è uno stimolo in più ad acquistare lì piuttosto che su Amazon o su altri siti, perché ovviamente quando il prodotto lo aprite non lo potete restituire da altre parti. Però vi ripeto, va un attimo calcolato se il gioco vale la candela. Poi finito questo, ne ho altri 5-6 scorta di questo che è un toner che in realtà io utilizzo un po' in vari modi sia come maschera sia come essenza della linea Only Age by CN, comprato a Lidl per meno di 3 euro. Ottimo, 200 ml un profumo meraviglioso e ottimo! Voi dite, ma è solido? No, è completamente liquido. E come fai ad utilizzarlo con le maschere? Con una maschera? Vi spiego. Io compro queste qui su Amazon: che sono le maschere in mono, monodose, che poi si aprono e sono così praticamente io prendo la cialdina la imbibisco del siero di qualsiasi cosa voglio fare la maschera questa si apre e me la metto su e la tengo come maschera quindi veramente buono vi ho mostrato così anche la maschera il pacco da 100 costa sui 10 euro su amazon e vi assicuro che sono ottime perché voi le potete imbibire con qualsiasi siero con qualsiasi tonico con qualsiasi prodotto vi piaccia voi lo trasformate anche in maschera Buono, ripeto, ne ho altri 5 in scorta e lo utilizzo anche così perché è davvero ottimo. Qua dice consigliato una metà da 60 in più, sì, ma buono, buono, buono. Quando lo ritroverò lo, lo riprenderò, <ride> ma se tu in stop acquisti sì, me lo farò regalare perché io sono dipendente da questo prodotto, mi piace tantissimo per la cifra che costa, ma fa un baffo a tonici molto più blasonati e molto più costosi. Un'altra scoperta che ho fatto è stata, in realtà lo conoscevo perché lo tenevo da un po' e lo dovevo terminare. È stata questa crema corpo Exotic Symphony della Green Beauty, Yes Please. Questa è costata meno di 10,7 euro, 6,50 euro. 6 euro e 50, sono 100 ml. Io la utilizzavo per i viaggi perché era una crema molto liquida che si spruzzava si massaggiava una profumazione di cocco e fiori di tiare meravigliose in più subito si assorbiva praticamente però cosa è successo che dopo l'estate io mi sono resa conto che non avrei fatto a breve viaggi quindi siccome l'avevo aperta da un po l'ho terminata non ci è voluto niente perché davvero Buona, si assorbe in un nanosecondo. Questa è un po di 12 mesi. Ma forse l'avevo anche superato il paio? Non lo so. Comunque, l'odore non era assolutamente cambiato. Ho detto è arrivato il momento di finirla. Ve la consiglio perché è ottima. Soprattutto se non amate le consistenze burrose, che dovete stare lì a massaggiare quando andate di fretta. Um, io credo che un'altra la riprenderò anche se sto piena perché. Ecco, quando c'è la fretta lei è velocissima ve la spruzzate una, una massaggiata proprio così e via quindi in più sono 100 ml quando decidete di finire la finite in un niente per cui ottima completamente bio soprattutto per il prezzo che ha ottima finita questo, finito la vita di questo pennello pink e rose che io trovai da questo sapone per 5-6 euro lo utilizzavo per le maschere mi piaceva tanto. Via sempre da questo e sapone, queste lime, pagate 1 euro. Questa era trifasica. Questa era semplicemente l'imetta, credo, della Biffoli. E via anche loro. Poi infatti, un poco di pecciocchi perché vi ho detto sto avendo non pochi problemi con il contorno occhi. E in particolare questi della Garnier Skin Active antifatiga mi piacciono sempre tanto. In genere mi durano di più, ma sto giro siccome ho un contorno occhi arido ultimamente si asciugano come non ci fosse un domani. Ne ho altri in scorta fortunatamente, anche se le scorte stanno per finire, ma ho fatto un voto e ci andrò, ci crederò fino in fondo, fino a maggio, dopodiché a maggio scatenate l'inferno. Poi, eh, fatti questi 3D di Elisabeth Arden con la Gen Reinforce e iPad, niente di che sinceramente ho visto un po' i prezzi di Elisabeth. No, Elisabeth Grant, chiedo scusa, Elisabeth Grant sui um, 5 grammi di prodotto, non particolarmente imbibiti, mi sono durati su un quarto d'ora, nemmeno 10 minuti, poi si sono asciugati. Um, niente di particolare sinceramente per quello che costano non ve li consiglio molto più i Garnier la stessa cosa devo essere sincera mi hanno deluso questi flash patch di Pecciologi ne avevo sentito parlare molto bene di questi gialli illuminanti ma cioè, alla fine sono in idrogel, um, si sì, um, idratano la zona, ma lasciano il tempo che trovano. Non hanno un costo eccessivo, ma vi assicuro che io trovo difficile. Uh, scovare dei buoni e validi peciocchi alla fine. I miei preferiti sono quelli alla rosa bulgara, che purtroppo mi sono terminati e non posso riacquistare da Amazon. E quelli di Garnier Stop. Io ne provo tanti perché um, è anche giusto cambiare, avendo anche un canale quindi. Vedere un attimino, dare altre possibilità, ma alla fine, come pecciocchi davvero validi, quelli sono poi finito un altro detergente mani. Sempre questo, vi ripeto, ormai sono in mood spuma di champagne e va bene così. Finiti i dischetti grandi Eco, eh, selex, Maxi dischetti leva, questi li vende al supermercato sotto casa mia. Vi ripeto, ne faccio usi, un grande uso di questi dischetti. Finita un igienizzante mani della Sien by Lidl, che io tenevo in borsetta questi ovviamente vanno come il vento io da me a differenza delle altre Lidl fortunatamente quando sono usciti non c'era un limite di pezzi quindi me ne feci una bella scorta e ne ho ancora in scorta e da tenere in borsetta sono ottimi perché poi quando li caccio tutti quanti ma che carino ma dove l'hai preso ma che... le vado a cercare tutte io terminato un profumatore felce azzurra questo l'ho nel bagno di là dei maschietti che poco diventeranno tre. Oh mio dio, non so come farò a gestirli. È buono, questa è la profumazione classica. Eh, Nell'ultima spesa, che voi non so se avete ancora visto o vedrete, non lo so, in base a come ho caricato i video, l'ho presa al monoi perché non ho trovato quello lì. Questo classico, ma è ancora più buono. Feccia azzurra mi piace. C'è anche, anche la lucina accesa. Ehm, ottimi. E continuerò. Praticamente è quello che va nella presa a muro. Ma ottimi. Poi, terminato questo olio corpo. Giustamente con la gravidanza. Vai con gli oli. Io, che non li ho mai amati particolarmente, eh, pur di non avere. pur di cercare di prevenire. Smagliature, giustamente alla seconda gravidanza. Me ne sto, ma proprio a go, go mi sto spalmando di olio e creme. Chiedo consiglio sulle creme, ecco più elasticizzanti. Perché mi sa che sto, al primo giro mi è andata abbastanza bene, al secondo giro il terrore, anche perché non ho più l'età. Che avevo alla prima gravidanza quindi l'olio Prodigious di, di Nux. Questa era la versione Rich, sempre regalo di zero ori 12 mesi di PAO. Allora, no, no la profumazione è leggera, appena gradevole, ma ragazzi, niente di che. Cioè, io ho visto i prezzi di questo olio, alcuni lo rivendono anche a 30 euro, cioè, ma non li vale assolutamente per 100 ml è un olio come tanti, io al momento sto utilizzando l'olio alla rosa della Biofitorelax e mi trovo ancora meglio per dirvi quindi sinceramente non vi consiglio di spendere 30 euro per questo prodotto è un olio secco, si assorbe subito questo sì, quindi a me che preferivo massaggiare, in realtà ne ho dovuto mettere un pochettino di più. Mi è durato circa due mesi da quando l'ho aperto e io lo utilizzavo solo sulla pancia. Qualche volta l'ho utilizzato su qualche zona più secca, ma... Niente di che, cioè non li vale i soldi che costa sinceramente. Terminata un saugella, questo è quello, il pH neutro, eh, più lenitivo che mi hanno consigliato in gravidanza, ma devo dire la verità, l'ho ricomprato, però lo sto alternando perché a lungo andare mi sono resa conto che non mi sono trovata poi così bene. Quindi lo sto alternando con altri, sto vedendo un po' come organizzarmi là sotto in attesa di terminata purtroppo questa crema collo buonissimo della vita age in lifting collo e decoltee 50 ml una di voi mi ha detto anche il sito dove reperirla ma al momento non posso reperirla perché sto in stop acquisti e chiedo scusa c'è mio figlio di là che gioca alla playstation con il papà e quindi parlano Ok, se sentite dei rumori e domenica, siamo a casa, mm, consentitemelo, purtroppo è così. Buono, 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 pagato non tantissimo, questo lo ricomprerò, non appena potrò lo ricomprerò, ve lo consiglio, non finiva più, ha la pompettina wireless, 12 mesi di pao, non ha un incipio, ma tutto sommato non credo sia malaccio e eh, mi è piaciuto tantissimo. La marca è Bottega di Lunga Vita. Ottimo. Io lo stendevo sul collo e sul décolleté, il mio collo e il mio décolleté se lo bevevano, lo adoravano. Ottimo. Buonissimo. terminato questo profumo Dalia Imperiale. Indovinate chi me l'ha regalato? Si sì, zero. zero. Eh, buono dolce proprio nel mio stile ma purtroppo su di me non durava niente durava se no due ore purtroppo i profumi bottega verde e avon su di me hanno lasciano il tempo che trovano io tanto non mi creavo problemi perché poi tornavo a casa me lo rispruzzavo, certo durano di meno non, questo era un 75 ml non vi so dire il prezzo perché ripeto era un regalo ma Bottega Verde conviene sempre acquistare a mio avviso quando mette le offerte perché altrimenti i prezzi sono più che proibitivi. La busta inizia a pesare, la devo poggiare così. Ok. Terminato questo boccettone di SkinKer Gel, gel idratante 500 ml al gelsomino e la Primrose Oil. 12 mesi di pao, ampiamente scaduto, era diventato una questione d'onore terminarlo perché veramente era ampiamente scaduto talmente tanto che non aveva cambiato consistenza, però il profumo si sentiva molto di meno. Quindi da là ho capito, ma forse è arrivato il momento per te di, di terminarti. Quindi mi ci sono messa col pensiero e l'ho terminato. Ragazzi sono buoni questi gel, però per quanto riguarda l'idratazione corpo, per l'inverno a mio avviso non sono adatti, o meglio non sono adatti per me. Li consiglio a chi non ha una pelle così secca, magari c'è una pelle normale, vanno bene tutto l'anno, ma per me d'estate, altrimenti non è possibile. Terminato ultra dolce, latte vegetale, le per capelli normali, questo lo utilizza mio marito, sono sette anni che mi fa acquistare solo questo, ci sarà un motivo. Vado veloce, grande distribuzione sotto i 2 euro. Vado veloce terminata la vita di questo ventilatorino che praticamente non fa più vento perché mi si è rotto è arrivato in mano a mio figlio. Io lo tenevo qui sul mio vanity table per asciugarmi in velocità eh, il tonico piuttosto che il setting spray. Ma terminata la vita anche di lui. Terminata la face mask del Dr. Knopkas. Questa, qui, questa è quella rigenerante, l'ho comprata su Amazon, pagata 7 euro e qualcosa, ottima! Un profumo meraviglioso, rigenerante, idratante, la facevo da sola, la facevo dopo le maschere, una buonissima profumazione, proprio profuma di buono e di pulito, erano quanti ml... 75 ml l'ho spremuta fino all'inverosimile, l'avrei tranquillamente ricomprata se non fosse che me l'ha riregalata a Zia Ror e quindi sono felicissima. Questa me la stavo centellinando, poi è arrivata la sua e quindi l'ho terminata. Buona, buona, buona! Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Io la ricomprerò dopo quella che ho perché, davvero, di quelle maschere da tenere una certezza idratante, ma non troppo. Ehm, se voi fate una. Una maschera aggressiva, questa vi va a ripristinare proprio il film idrolipidico della pelle. Vi fa riprendere la pelle ottima, ve la consiglio. Terminata, purtroppo, amata questa di Elemis alla papaya enz enzimatica. Peeling era un peeling senza microgranuli, leggerissimo sulla pelle, profumatissimo buono buono buono, non arrossava, non, non, non irritava, delicatissimo, aveva la sua azione eh, ma eh, non, non creava problemi una leggera azione peeling, l'ho centellinata, sempre regalo di zia Loro, della Elemis è una maschera che io vado a ricomprare a giugno ma la ricomprerò sicuramente e ve la consiglio perché davvero una buona maschera ripeto per chi ama il peeling strong no perché non è un peeling strong è un peeling delicato che rispetta il pH della pelle che va fatto con costanza almeno una volta a settimana altrimenti i risultati si vedono poco però ecco ne bastava un velo non si asciugava mai non seccava non creava irritazione problemi ottima il prezzo dipende dai kit di QVC, il, pezzo, il prezzo che trovate su Amazon varia, ma qui purtroppo siamo su prezzi medio alti, purtroppo rimanendo in casa Elemis, questo l'ho acquistato su Amazon ed è il, il tonico alla lavanda sono 50 ml. Ora Elemis fa diversi formati, io però ho avuto l'intelligenza di acquistare questo di 50 ml perché perché io non tollero il profumo di lavanda quindi praticamente cosa ho fatto ho acquistato questo alla modica cifra di 7 euro quindi si poteva fare per provarlo perché ho detto se poi mi piace compro la full size che costa sui 30 euro non mi è piaciuto ragazzi cioè nel senso è un buon tonico se c'è qualche residuo di trucco lo, lo toglie calmante ma cavolo puzza di lavanda in una maniera esagerata cioè solo che oh, oh, no, no 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 non è per me sono stata fortunata a comprare la mini size, ci ho messo un po' a smaltirlo perché ne mettevo poco sul dischetto perché sinceramente ecco mi è caduto un prodotto. Non sono io se non mi succedono queste cose, va bene come non detto. Terminato finalmente questo contorno occhi antiocchiaie, antiborse, 30 ml della ma mai più e non ve lo consiglio. All'inizio mi piaceva perché io questo contorno occhi l'ho aperto in primavera, 30ml, era un ottimo prezzo. Il problema qual è? Che va bene anche per l'estate, è perfetto, è leggero, è idratante, non unge, non, non è troppo, va ad agire leggermente sugli occhiaie sbagliai a prenderlo perché volevo quello, la versione più liftante, perché ce n'erano due, in realtà gli occhiali e borse non ce le ho, quindi la verazione non l'ho vista, in più sono arrivata nettalmente tanto che voi non lo smaltite in pochi mesi, l'ho smaltito con i primi freddi e non mi bastava più, non mi idratava più la zona, sotto dovevo andare a mettere un siero, sinceramente non è il contorno occhi per me, ripeto, se magari anche a pagarlo uguale, ma se fosse stato di 15 ml l'avrei preferito, perché eh, ha un po' di sei mesi, quindi comunque dopo l'avrei dovuto buttare e sarebbe stato uno spreco di prodotto, ma il punto qual è? Che ehm, va bene soltanto per l'estate per me, in più antiocchiaio e antiborsi io non ce l'ho, quindi arrivederci grazie, fate attenzione, devo buttare la seconda matita di Nabla che compro nonostante il prodotto c'è, ma non scrive, io la tenevo chiusa da 2-3 mesi l'ho aperta, l'ho cercato di utilizzarla ma è arrivato a un certo punto che non scrive più la prima mi aveva fatto la stessa fine arrivederci e grazie ma è più matite di nabla io non lo so, ho una sfortuna con le matite sopracciglie di nabla 2 su 2 e vabbè devo buttare allo stesso modo questa cipria di la sexy mamma di The Balm perché mi si è completamente seccata io l'avevo comprata durante il... Il Primo lockdown, vedete: qua che com'è? Eh, ho tentato di utilizzarla in tutti i modi. Ci ho fatto anche un buco, ma è proprio pessima. Quindi alla fine mi sono arresa, così non la posso dare nemmeno a nessuno. Ho deciso di cestinarla perché ehm, io non lo so cosa è capitato, però, sinceramente, non ho intenzione di acquistare più prodotti su come Cipri e su internet perché mi, mi sono trovata male. Quindi credo che poi quando mi occorrerà una cipria la andrò a prendere dal vivo e controllerò perché così se ecco, stesso in negozio posso fare il reso, insomma posso organizzarla. Terminata questa maschera, questa è la mia solita Garnier, non mi soffermo, la compro in offerta a euro. da quest'avore, la faccio solo dopo la ceretto o quando ho la pelle irritata, mi serve per calmare, stop, la utilizzo solo per calmare. Terminata invece anche una purificante, volevo andare... Io come maschere purificante ne ho di, di due tipi: in foglio e in crema. Quando voglio un'azione più strong, utilizzo quella in crema e quando voglio un'azione più delicata, utilizzo quelle in maschere. Fortunatamente, avevo delle. Delle scorte che ancora mi durano terminati, questi fria, pessimi, asciuttissimi, brutti. Non li ricomprerò. Quei fria non mi sono mai trovato bene. Decisamente mille volte meglio questi dell'idol Quelli della Fresh and Clean, ma fria proprio con me non ha spazio. Finita l'ho puntata questa con jack fece sponge della Sien. Ottime, non appena la rimetterà, per. Okay costa 2 euro forse, non mi ricordo bene 1 euro ne prenderò una vagonata ottime, ottime, ottime di tutte c'era quella forma di stella quella forma di conchiglia questa a cuore le ho provate tutte e mi sono piaciute tutte io le utilizzo la mattina con sopra la mousse detergente e inizio a fare così una microesfoliazio, microesfoliazione già dal mattino sì? oddio, sento dei rumori Ok. Poi terminato questo mascara di Dolten, lo vendo in kit, buono buono buono, ne ho un altro perché preso un altro kit, però sinceramente non lo consiglio particolarmente nel senso che Uh, costa tanto io non ho ciglia particolarmente ghellate per cui non vi so dire su ciglia corte io ho ciglia lunghe, curve e nere magari poche però non vi so dire su ciglia un pochettino più sfigate l'effetto, a me è piaciuto ne ho un altro ma non ho intenzione di ricomprarlo perché costa tanto terminato, ah un'altra maschera di Garnier, ah no questa è sempre per il contorno questa è la zampe di gallina, io le trovo tutte uguali Idratanti, buone, buone, buone e le compro sempre in offerta da acqua sapone quando le trovo a 1,99€. Terminato questo contorno occhi labbra di Bottega Verde alla rosa moscheta, comprato a prezzo pieno sui 20€. Euro, non mi ci sono trovata bene sul contorno occhi, mi graffiava quindi non l'ho potuto utilizzare. L'ho utilizzato solo sul contorno labbra e a un certo punto faceva dei pallini strani, non mi è piaciuto. Sinceramente non mi è piaciuto proprio E quindi devo essere sincera Non lo elasticizzante ma de che Io praticamente lo dovevo pulire da questi pallini Poi lo utilizzavo La volta dopo lo pulivo dai pallini e lo utilizzavo In un mese questo è andato KO Pessimo Non lo ricomprerò Terminate queste maschere labbra prese su Amazon Tutte scritte cinese Non mi sono piaciute Perché sono in idrogel rosa Però sono aperte quindi non ha dei scrombelli alle labbra, non ve le consiglio, insomma, vedete questa, questa fantasia qua, è scritto se non so, scritto tutto dietro in giapponese, ma non ve le consiglio perché sono aperte, in realtà uno potrebbe anche parlare, ma scivola, vanno ovunque, scomodissime. Pagato il pack di 10 sui 10 euro, ma comunque non ve le consiglio. Terminato questo balsamo labbra dell'Avon al miele, buono? ma non lo ricomprerò perché sinceramente lascia il tempo che trova mi è durato tanto erano 15 ml però non andava poi mi faceva tipo un film protettivo però non mi ha idratato più di tanto quindi va bene così il primo mi era piaciuto di più poi l'ho ricomprato il secondo non lo so mh, o hanno cambiato la formulazione però non l'ho trovato così idratante terminata l'ennesima maschera in tessuto a panda by sì, sensazione rinfrescante con acido ialuronico ed estratto di fiori di ciliegio buona, buona, buona ne ho altre di scorta, la ha questa faccia a forma di panda carinissima mm, consigliatissima se le trovate prendetele quando le rimetteranno io troverò un modo di prenderle ok Terminato questo lietto del fate bio, olio di camelia. Questo si utilizzava sulle unghie, sulle mani, un po' ovunque, ma non era granché, nel senso che ho faticato. A volte lo mettevo nelle creme per i piedi e nelle mani. era arrivato a un punto che puzzava e qui c'è proprio un fondo fondo, l'ho lasciato, comunque aveva un costo sui 20 euro. Non ve lo consiglio e. Cioè per un olio 30 ml, per un olio unghie, mani, 30 ml sono tanti Io faticavo a smaltirli anche perché era super untuoso Super untuoso Chiedo scusa, stanno citofonando, vado a controllare un attimo i carciofi, torno subito Allora, eccomi, chiedo scusa, ma mio figlio e mio marito erano di là che giocavano alla Playstation E non mio, mio marito non poteva alzarsi e aprire il citofono Va bene, ce la possiamo fare, poi dice, perché lo chiama essere inferiore, no, va bene, ma noi siamo, siamo top. Ok, andiamo veloce, spugna BN non è diventata così, era poco più grande, uno schifo, pagata pagato 10 euro in una confezione che non l'avevo vista, era chiusa, mai più, mai più, non ve la consiglio. Fate attenzione quando vedete le spugnette chiuse nelle confezioni, dubitate, vedete prima la grandezza e poi vi regolate. Terminato questo solvente, io sto utilizzando tantissimo ultimamente perché sto utilizzando lo smalto classico, non potendo fare il semi permanente essendo in gravidanza. Quindi Shaka leva smalto e immersione con spugna senza cetone 70 ml anche questo. Gentilmente regalato da sempre zero orro, completamente asciugato e va bene così cioè voglio dire ho fatto diverse applicazioni l'ho utilizzato diverse volte perché poi se mi si va a rovinare solo un dito vado a cambiare lo smalto solo su un dito e questo lo utilizzo più che altro così non tanto come proprio leva smalto a tutta la mano perché se no ci metto una vita, non ho il tempo. Ma quando devo fare un singolo dito vado con questa immersione. Buono, potrei anche ricomprarlo poi dire cambiano. Al momento ce ne ho due o tre in scorta, ma ripeto, ehm, niente di che. Terminato questo shabby stick di Clinique. Questa era la numerazione 04, Mega Melon buono, era allo stesso tempo un burro labbra leggermente colorato e io lo utilizzavo quando la mattina mi iniziavo a truccare. La prima cosa mettevo lui così mentre mi truccavo, mi trattava anche leggermente le labbra e poi alla fine lo levavo un po' con il dito anche se ne rimaneva poco perché è un colore leggero e dura poco e l'ho utilizzato così questo era un campioncino che è uscito da un kit in realtà al momento mi ci sono trovata bene così a tenerlo tra i miei trucchi ne ho un altro identico che sto, che sto utilizzando allo stesso modo lo utilizzo proprio come burro labbra quando la mattina, come primo step di make up e poi sopra mi vado a truccare e poi insomma decido che rossetto mettere Buono, sinceramente per me costano tanto, quindi se dovessi comprarlo per questa ragione, no. Preferisco molto di più quelli della Sien, che sono identici anche come forma a matitone e che costano 1-2 euro. Decisamente meglio. Ovviamente ce li avevo e li sto consumando. Poi, terminato questo contorno occhi in vetro, questo poco non riesce più a uscire Della BN, contorno occhi e labbra non mi è piaciuto, avevamo un 6 mesi di pao, 30 ml, questo l'avevo vinto in un negozio come cliente dell'anno, dopo tutto quello che ci avevo speso. Comunque, un contorno occhi che costa intorno ai 35 euro, non vi, li vale assolutamente e non ve lo consiglio. Tu dici perché l'hai finito di utilizzare? L'ho finito a utilizzare, in genere voi lo sapete che io con i prodotti che non mi piacciono subito prendo e smammo. In realtà l'ho finita a utilizzare perché sono in stop acquisti, quindi non avendo tantissimi contorno occhi, scorta di necessità virtù e l'ho finito. Ma non ve lo consiglio, idrata poco e puzza, cioè, o meglio, ha un odore bio. Leggermente gradevole che a me non piace, però ottimo, 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 super ottimo, questo tonico della fior di Magnolia presa all'Eurospin ecco bio cosmesi, tonico viso, bio riequilibrante, ottimo! L'ho già detto, ottimo, costa pochi euro. Riequilibrante vero con estratto di magnola, malva e rosa damascena allora, prima di tutto ha un buon profumo che la mattina proprio vi rigenera. Sono 150 ml, ottimo anche se viaggiate, eh, certificato ICEA, mh, mi piace tantissimo. Io di, tan di tanto in tanto lo compro e lo ricompro. Eh, lo sapete, a me piace cambiare, non utilizzo mai due volte consecutivamente lo stesso prodotto, ma se un prodotto è valido e mi piace, di tanto in tanto lo ricompro e lo utilizzo. Ottimo, ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo è in linea permanente, quindi lo trovate sempre. Della marca appunto Fior di Magnola che, li, che rivende l'Eurospin. Eh, mi piace tanto. Eh, a parte la profumazione, lo trovo davvero riequilibrante. In più, fa davvero quello che. Um, ti aspetti da un tonico, cioè, io mi aspetto che l'ultimo step di pulizia quindi va a portare via qualche traccia, se c'è rimasta sul dischetto. E qui sul dischetto, io lo vedo se c'è qualche traccia, che il dischetto appare sporco, scuro. Ottimo per il prezzo che ha, ve lo consiglio. Ultimi due prodotti, ultimi due prodotti top. Io ho questo detergente fino a ieri. Diciamo così, va, l'ho amato, è stato il mio detergente della vita preferito. Questa è una mini size, non una sample size, una mini size da 50 ml che rivendeva Sephora. Ora non le rivende più. Io le ho sempre prese, le tenevo in scorta e le porto con me anche quando viaggio in estate. Questo, esempio, un 50 ml così vi dura tutta l'estate. Ed era l'unico detergente che non mi seccava, non mi tirava e mi, face... mi idratava proprio la pelle. Sto parlando dell'Ancoma Miele in Mousse de Maquillant Nottoyant. Questo. Io ce l'ho anche in formato full size, fortunatamente ancora nelle scorte. Eh, questo lo compravo da Sephora fin quando l'ho trovato, poi non l'ho trovato più e quindi ho utilizzato quelli che avevo in scorta. Questo era l'ultimo. Buono. 12 mesi di pao un profumo gradevole è un gel leggermente mieloso fa che fa dei filamenti proprio e mi andava oltre che a pulire la pelle proprio a idratare la pelle io lo adoro diciamo che ripeto fino a ieri era il mio detergente viso preferito della vita adesso è stato <ride> surclassato da un altro che sto utilizzando in questo periodo, che non vi anticipo niente perché vedrete nella, nel video sulla mia skin care serale. E praticamente ha un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto a questo e l'ha superato alla stragrande. Ma vi ripeto: se ehm, cioè io non dovessi trovare più quello e trovassi ancora questo, riprenderei mille volte questo. Sono gli unici detergenti, forse che, quello non è la prima volta che l'ho provato quindi è una scoperta ma questo è l'unico detergente che io in 35 anni di vita abbia mai ricomprato più e più volte perché io con i detergenti ho un sacco di problemi mi tirano tutti mi seccano mi danno proprio fastidio e termino con l'ultimo prodotto amato profondamente e adesso sono in lutto perché non posso ricomprarlo subito, ma troverò il modo, diciamo così, di farmelo regalare. Il problema è che proprio fisicamente non lo trovo, quindi faccio un appello. Se sapete dove posso trovare questo prodotto, battete un colpo, perché ragazzi io l'amo. È la maschera della Lockerber, dermo purificante con estratto di rosmarino e salvia. Allora, ha una consistenza bianca perlacea, è una maschera meravigliosa. Allora, questa maschera non è purificante. Se vi aspettate un'azione strong di pulizia profonda, no, non è purificante. Va a riequilibrare il pH della pelle, ha un'azione leggermente purificante quanto idratante, ma l'azione più bella che ha è quella di non illuminare, ma di sbiancare il viso. Detto così può sembrare strano. Io la utilizzo quando ho tante macchie da brufoli, quando ho la pelle particolarmente arrossata, quando ho mm, imperfezioni che non vanno via con niente, un po' resistenti. Questa mi va a uniformare proprio il colorito della pelle, a lenire queste imperfezioni. È una maschera ottima. Ottima, io la sto monitorando anche su Amazon. Purtroppo Lo Kerber è una marca che dalle mie parti non si trova, ma che vada, lo dico alla mia mamma. Dice, Questo è scema: lo dice alla mamma, sì, perché la mamma mi trova l'impossibile. Si mette lei su internet e lei è più veloce di me, fa una cosa impressionante. Devo essere sincera, mi ha regalato l'impossibile, a breve ve vedrete anche il video sui miei regali di compleanno perché il 6 febbraio farò ben 36 anni e ho passato un momento un pochettino particolare, un po' difficile e per la serie Chitena <ride> Mamma Nucchiagna <ride> e lei mi ha aiutata tantissimo, noi abbiamo un rapporto un pochettino ecco conflittuale, però poi alla fine quando ho bisogno lei c'è sempre. Non ha consentito che io mi abbattessi, mi sta viziando esageratamente. Vabbè, diciamo così è. Eh? Questo è un avviso per tutti. Le donne incinte vanno viziate. Però veramente per il mio compleanno, diciamo così, mi sta prendendo, regalando l'impossibile. Sta facendo il corredino come l'ha fatto al mio primo figlio e al secondo, facendomi scegliere tutto quello che voglio. Mi tira su. Quando io so davvero, è davvero un sostegno non indifferente. Ecco, quando ho bisogno lei c'è sempre. Quindi, questa dedica finale alla mia mamma, di ringraziamenti: quindi, mamma, mi serve questa maschera, ecco, non per nulla interessata, è giusto per dire. Quindi niente, detto questo, facciamoci questa risata perché, mh, ripeto, ho passato un periodo un attimino difficile a livello lavorativo. però, mh, lei non mi ha consentito di abbattermi, e questo mi ha, ha portata a essere positiva, propositiva. E poi da lì vengono tante cose belle, sono venute tante cose belle, va bene così. E niente, io vi saluto, spero di non essere stata troppo lunga anche se so di esserlo stata. Ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti e ovviamente se per caso state vedendo questo video per la prima volta e vi va di sostenermi iscrivetevi al mio canale. Vi lascio un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!